oggi facciamo i nuggets. Non li facciamo fritti, li facciamo in un modo diverso. Con che cosa? Farina, 00. Poi qua l'avanzo della roba moscia, cioè dire cose mosce poi entra la credenza? Io sì, queste qua sono immangiabili mosce. Fette biscottate, gallette di riso, poi uova, poi abbiamo una salsetta. Mica possiamo fare maionese, fare tutta sta roba pesante, grassa, no. Facciamo una salsetta con che cosa? Yogurt greco, però lo voglio grasso, no, con lo zero grassi. Pomodoro verde, origano e se non abbiamo i bambini, un po' di tabasco. Iniziamo? Siamo pronti? Siamo caldi? Vai, partiamo subito col pollo. Eccolo qua. Quindi, tagliere, mi raccomando, un tagliere soltanto per pollo. Striscioline abbastanza lunghe, sottili, così non abbiamo problemi con la cottura, le cuociamo bene. E lunghe perché così poi inzuppiamo. Adesso, la panura. Metto le gallette di riso. Ma quando sono, non so, più fresche, ma quanto sono cattive. Mamma mia, che roba. Le fette biscottate, mosce, sentite, non scocchiano più. Ma quanto sono cattive. Cattivissime, eh? Quando sono, dopo, qualche giorno dopo, la busta aperta, qualcuno l'ha chiusa. Adesso, comincio a frullare. Io ci metto adesso, in questo momento, l'olio all'interno. Sempre buono. Stavolta ci abbiamo Sommariva. Facciamo come fa l'industria. Avete fatto caso che quelle cose da pronto da cuocere sono sempre un po' unte? Loro mettono dell'olio, ma no, l'olio è buono. Noi ce lo mettiamo buono a casa. Ci siamo, vai. Adesso incominciamo. Allora, prendiamo contenitori che dobbiamo fare la panura. Dobbiamo panarli, anzi, scusate. Quindi mettiamo le uova qui dentro. Le sbattiamo. Ecco qui. Perfetto. Poi panatura qui. Vedete? Belluntino, giusto. E adesso andiamo. Guardate, una zac. Uovo, zac. Panatura. E qua così. Belli. Schiacciate. Ah, devi aderire bene. Bene. Ah. Guarda che bello, si è pure allargato. Ecco qua. E così procediamo. Oh, guardate che ditoni mi sono venuti. L'ultimo pezzetto metto qui. Non mettiamo altro grasso aggiunto. Già l'abbiamo messo dentro la panatura. Eccolo qua. Il forno fortissimo a 230. Eccolo qua, caldo. Vado dentro. E datemi un minuto, fatemi lavare le mani per piacere. E questi teniamo 20 minuti, ma controlliamo, a 2.30. Adesso pensiamo alla salsa. Quindi la salsa non possiamo fare al ketchup, maionese, che roba è. Facciamo una cosa buona, gustosa, giusta, perché non abbiamo fritto il pollo e quindi facciamo anche la salsa giusta. Adesso, coltellino, a sega, sempre quando si taglia il pomodoro. Tagliamo a fette così, taglia dadini, metto qui dentro. Così abbiamo anche un po' di freschezza, no? Quindi yogurt greco non sgrassato, intero, mi raccomando. Origano, lo sappiamo qual è la regola. Si compra i mazzi e poi si fanno così, fiorellini, non quella roba macinata, eh? Brutta. Poi olio. Buono. Se non lo mangiano i bambini, potete mettere anche un po' di tabasco. Ta-ta. Bello, buono. Poi un goccino proprio così, guardate quanto, eh? Aceto bianco, basta, poco così. E poi il sale che non abbiamo messo nella panatura, lo mettiamo qui nella salsa. Assaggiamo un po', vediamo un po' se va bene. Buono a morire. Buono. Aspettiamo il pollo. Giriamoli. Guardate qua, che meraviglia, belli, croccanti. Dobbiamo dare l'effetto croccante e si dà soltanto con la temperatura alta. A 180 non andiamo da nessuna parte, capito? Quindi, 230, sparate forte, boom. Da questo momento che l'abbiamo girati, 5 minuti di orologio, eh? Ok? È pronto? È pronto? Guardate come fa.
guardate come fa, bello, frigge un pochettino, no? Bello. Adesso non fate caso al bordello, perché tanto sei abituati, a casa Mariola è sempre così. Allora metto la salsetta qua dentro, bello così, bella, spolveratina, tintin. Bella sta canzone, che robetta. Poi pezzetti, così, belli, perfetto. Poi vediamo un po' la cottura, faccio vedere, guardate qua, belli, succosi, vedi dentro sono succosi, belli. E adesso questo è per l'ospite, mamma mia, bollente forte, eh? Ci sono delle amichette che mi hanno mandato i video che mi prendono in giro quando assaggio le cose, è vero? Che fanno, mi brucio, è scotta, è appena fatto, è normale, hai capito? Lo sai con chi parlo, eh? Adesso, guarda qua, fuma, fuma, la reazione caldo e freddo, fuma, guardate, ce la farò, aspettate un secondo, per piacere, un secondo, un attimo, pazienza. Buono, sta benissimo, rivolto, sta benissimo, pollo cotto alla perfezione, veramente soddisfatto, quindi totali 20 minuti, la bontà, un piatto sano, fatto in casa, e sappiamo dove ci mettiamo, ok? Buono, che bontà.